13 agosto 2014, per Maria Grazia Palumbo è l'alba di un nuovo giorno, l'alba di una nuova vita, una vita che comincia accanto alla sua bambina, la piccola Gemma, accanto al marito Alfonso, ai genitori e a quanti le sono stati accanto, si sono presi cura di lei e hanno aspettato il suo risveglio per mesi. È il 29 dicembre scorso quando la giovane Maria Grazia, 29enne, mette al mondo al San Giovanni di Dio la sua bambina. La gioia di essere madre per Maria Grazia però è durata poco, troppo poco. Qualche ora dopo il parto, infatti, a causa di un'emorragia cerebrale, Maria Grazia entra in coma. Da quel momento un cordone umanitario si è stretto attorno alla famiglia della giovane donna e della sua piccola. 8 mesi di attesa, speranza e tante preghiere. Ma adesso si ricomincia da qui. Meraviglioso. Oggi Maria Grazia, a distanza di circa 8 mesi, è tornata a casa. Cosa hai provato, Maria Grazia, nel varcare la soglia di casa tua? È stato bellissimo. L'odore di tornare a casa e vedere mia figlia. Quando l'hai presa in braccio, cosa hai provato nel vedere tua figlia? Bellissimo! È stata dolcissima, come la prima volta. Bellissimo, con il vestito nuovo e con la candela nell'anno. È troppo dolce, bellissimo, unico. È come se oggi fosse per te l'inizio di una nuova vita. Sì, ho voglia.